verso le prime ore del mattino, verso le 7:30, sono radunati una cinquantina di ragazzi ospiti della base e hanno bloccato pacificamente la strada di accesso alla base, soprattutto non facendo passare chiamiamoli dipendenti della cooperativa. Uno dei loro obiettivi è proprio la cooperativa che gestisce il campo. Una protesta assolutamente pacifica, puntualizza il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, e della quale mi sento di condividere tutte le motivazioni. Se tu mi dici la cooperativa mi sembra che stia avendo profitti nella gestione di questo business, se mi dici che le commissioni devono mettere meno tempo perché sono qua da 9 mesi e nessuno mi ha ancora comunicato qualcosa, se mi dici che non è giusto che le persone siano accolte e messe 500, 700, 900, loro dicono 900 in un contesto di questo tipo, dico che hanno ragione. La novità di oggi, racconta il sindaco, è che anche la maggior parte della popolazione della frazione di Conetta, dopo un momento iniziale di disagio e timore, si è schierata dalla parte dei migranti. Naturalmente, quando vedi tante persone in un solo posto, le auto che si fermano, i curiosi, tanti carabinieri e poliziotti, è indubbio che nasca una preoccupazione. Poi però si sono formati dei capannelli di persone, coi profughi che spiegavano la situazione ai cittadini che annuivano. Devo dire che la prima volta ho visto una azione, non dico di integrazione, ma di pacifica discussione e di presa d'atto dei problemi che sto gruppo qua, quasi tutti francofoni, e la popolazione locale, per la prima volta ho visto questo.